Il mercato delle vettovaglie di Livorno compie 130 anni, è uno dei più importanti d'Europa. Fu grazie alla spinta del sindaco Nicola Costella che furono realizzate importanti opere pubbliche in città. Tra queste la più imponente ed impegnativa risultò certamente essere il mercato coperto, progettato da Angelo Badaloni. È stato concepito anche con una visione da parte dell'architetto che ha anticipato di più di 100 anni quella che è la tendenza di oggi, no? Oggi noi vediamo nella grande distribuzione la parte mercatale al centro e poi lungo tutto il perimetro ci sono dei negozi. Lui ha fatto molto di più, perché lui ha fatto l'area centrale, questo salone centrale, e poi ha fatto due saloni dedicati, uno delle verdure di filiera corta delle Gabrigiane, con verdure, uova, pollame, eccetera, e l'altro quello del pesce. Te pensa che prima il pesce nei mercati così all'aperto lo vendevano sui marciapiedi, no? Quindi era antigenico, non era bello. E il Badaloni progettò questo nel 1989, fu accolto benevolmente il progetto e dettero inizio alle fondazioni, perché qua sotto le fondazioni sono tutte di palizzate, pali in legno, realizzando giù poi dopo le cantine, e poi man mano nel 1890 è iniziata la costruzione. Quando è stato inaugurato? Il primo marzo del 1894.